primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, in cui onestamente non si è vista molto la differenza di valori. Anzi, secondo me abbiamo avuto un paio di occasioni in cui, se gestite meglio, potevamo arrivare alla conclusione. Quindi un primo tempo tutto sommato in grande equilibrio contro una squadra forte. Poi il secondo tempo la partita si è un po' aperta e giocarsi la partita sul piano tecnico con una squadra come la Ternana non è buona cosa. E infatti nel gioco attacco io, attacchi tu, la Ternana individualmente ha un potenziale alto in cui ti può far male in qualsiasi momento e quindi l'aver perso un po' di equilibrio ha condizionato un po' il secondo tempo, che poi abbiamo avuto una grandissima forza d'animo nel ribaltare il risultato dall'1-0 al 2-1. Secondo me, se riuscivamo, e non si è riusciti, se riuscivamo a tenere un quarto d'ora quel risultato con i denti un po' più stretti e con le maglie dei reparti un po' più chiuse, saremmo secondo me riusciti a portare a casa qualche punto. Non è stato così, però rimane una buona prestazione. Dispiace, si va avanti, si va avanti, si sta bene. Lo so, quando si vince, quando si perde, bisogna cercare di imparare da questa partita il più possibile. Buonasera mister, tornando sulle tue parole di qualche secondo fa, volevo chiederti se una volta trovato il vantaggio poi non c'è stato il tempo di riorganizzarsi o c'è stato qualche errore di interpretazione da quel momento in poi della partita, dal 2-1 in poi. Ma non c'è stato tempo. Loro, ogni squadra quando subisce gol ha 10 minuti di reazione e naturalmente la reazione di una squadra forte come la Ternana è una reazione importante, in cui quando spingono con il piede l'acceleratore si vedono i loro valori, si vedono la forza dei loro attaccanti. E quindi è stato un po' quello il fatto che loro, nel momento che hanno subito il secondo gol, hanno avuto una forza di reazione eccezionale. E il loro impeto, non siamo stati in grado noi di contenere il loro impeto e abbiamo concesso dei gol. Concedere dei gol, poi secondo me, per la nostra troppa voglia di riprendere la partita, abbiamo un po' perso l'equilibrio. Quello probabilmente è lì dove si può lavorare, però faccio anche fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi, perché il fatto di aver perso equilibrio è perché volevano vincere la partita, perché l'avevano preparata bene, stavamo in campo bene, e quindi la loro troppa voglia, secondo me, ha portato a questa mancanza di equilibrio, che poi concedere spazi a una squadra come la Ternana risulta fatale.